Chiara Rancati è andata a Bellagio, sul lago di Como, dove si producono ancora addobbi in vetro soffiato. Vediamo. Vetro lavorato, colori acrilici, un po' di glitter e una manualità fine, di pazienza e precisione. Da questi ingredienti nascono gli addobbi natalizi artigianali in vetro soffiato di Bellagio, sul lago di Como. Una tradizione che affonda le radici nel complesso periodo del dopoguerra. Si dice che i primi soffiatori, decoratori che avevano iniziato la lavorazione qui provenissero dai campi di concentramento tedeschi, dove avevano un po', diciamo, rubato questo tipo di lavorazione dalle persone dell'est Europa. Nel periodo d'oro gli addobbi di vetro davano lavoro a un centinaio di persone, per lo più donne, in una cittadina da poco più di 2.000 abitanti. Poi sono arrivate le crisi degli anni 2000 e oggi restano solo un'azienda di soffiatura e un piccolo gruppo di decoratori a portare avanti il mestiere, che cambia ogni giorno o quasi, nei numeri e nei tempi. Soffiare una pallina di 8 centimetri ce ne soffiano un centinaio l'ora. E qui, come dicevo, quello dipende dalla decorazione. Ce ne sono alcuni pezzi che magari te ne fanno una decina l'ora, altre invece che richiedono 4, 5, alcune magari 12, insomma dipende proprio dal tipo di decoro. Fatto a mano dall'inizio alla fine, tu vesti il prodotto in una maniera che alle persone sai già che piacerà, perché tu l'hai già testato dentro di te. I pezzi più semplici costano una decina di euro, i più complessi, fatti su commissione o in serie limitata, arrivano anche sopra i 200. In Italia i clienti sono soprattutto collezionisti o aziende in cerca di regali per fornitori e clienti. Il grosso della produzione va all'estero, anche in tempi di pandemia. Almeno il 90% della nostra produzione va negli Stati Uniti. Abbiamo dei grossi e anche piccoli clienti che ci richiedono l'articolo di qualità. Questo Christmas Shop è molto molto apprezzato dalla nostra clientela straniera, in quanto Bellagio è una posizione per cui è molto visitato soprattutto da americani, da inglesi e da europei. La crisi Covid non ha portato grossi problemi al distretto, giusto un piccolo calo di fatturato rapidamente compensato. Ma il futuro di questa tradizione resta incerto. Soffiatori e decoratori ormai sono tutti sulla cinquantina, se non oltre, e faticano a trovare chi raccolga il testimone.